Ragazzi, allora me ne vado. Ci vediamo domani mattina direttamente al funerale. No, dai. Ma come, scusa, non ci vediamo da una vita. Non so, sai, in effetti, dai. E poi, sai, non mi hai nemmeno salutato. Sasa, ma non esiste proprio. Andiamo al ristorante. C'ho il tassì qua, avanti. Vai, Alfie. Vai, su. Buonasera. Salve, ho degli amici. Piacere. Un buon ristorante ci vorrebbe. Ristoranti aperti a quest'ora ne conosco pochi. Ce n'è uno a Pozzuolo, si fa anche musica napoletana. Ecco, ma non ci manca solo la musica napoletana. Che non vi piace la musica napoletana? Come? Riccardo suonava la tromba in un gruppo jazz. La suonavo. Ah, ma del jazz ho suonato pure la tromba. Che combinazione, dottor. Pensate che una volta in questo ristorante ci ho portato Miles Davis. Pensate, io non sapevo nemmeno chi fosse. Sì, si è fatto accompagnare in un ristorante dove si faceva la musica napoletana. Ah, e si è pure divertito? Moltissimo, tanto moltissimo. Dovete pensare che la mattina, quando l'ho accompagnato all'aeroporto, prima di partire per l'America, mi ha chiesto di portarlo in un negozio di dischi a comprargli tutta la discografia di un cantante napoletano molto noto. A Cremona ci sto benissimo. Oh, il lavoro va alla grande, Cameriere? E in questo momento sapete che sto facendo? Sto ottimizzando la piattaforma digitale per l'HP. Oh. Alfo. Oh, per l'HP. Ci fa piacere che stai lavorando, ma non ci vediamo da un sacco di tempo, parliamo d'altro. È incredibile, la terza volta che lo chiamo e neanche viene. I servizi in questa città non funzionano. No, te lo voglio dire perché dici che sono io il pazzo. Vabbè, ma tu lo sai che a Napoli è così, Sì, perciò ne sono andato. Ma mo stai mangiando bene? Ecco. Alfo, è buono spaghetto, no? Benissimo. Si mangia benissimo. Il locale è un po' caro, ma si mangia veramente bene. Come caro? Sei sicuro? Vabbè, è un locale. Non mi sembra, cioè sembra normale, pure la gente che ci sta. Normale? Quello è il presidente dell'Unione Industriale. Ma chi? Quello. Vabbè, mo mangia, non ci pensai, Allora, come secondo gradito qualcosa? E tu che dici? È mezz'ora che ti sto cercando. Non ho pochi pazienze, dottore, qua siamo pieni di clienti. Pesce fresco ne hai? Qua è tutta roba fresca. Ma perché, non vi siete trovati bene? No, come no? Ma pesce vivo? Dottor, qua i pesci, quando entrano le persone, salutano i clienti. Sapete come vi faccio vedere un pesce che fa ciò? Va a parlare i pesci. Sapete con me, vi faccio vedere. Vado a scegliere il pesce, aspettatemi qua. Una bottiglia di vino la gradite? Sì. Marina, bottiglia di vino! Scuola alberghiere. Ma la pezzogna non la tiene? La pezzogna? Dottor, chi sei in un ristorante? Mica un pesce recci. Venite a me, fatemi queste due belle aragoste qua, sono bello con mio solo, le abbiamo appena pescate stamattina. E vabbè, fa come vuoi. Tutto sto casino per fare quelle che bagnino. Ma metterci pure due frutti di mare, vivi, devono spruzzare. Non vi preoccupate. Come ti chiami? Francesco. Francesco, fammi un regalo, il conto triplicalo e lo porti al signore a Capodanno. Quello con gli occhiali? Bravo. Non vi preoccupate, mo becchi. C'è qualcosa da parte, Anna Maria? Non posso mica spendere spazio. Accompagnami a fumare la sigaretta pure, Scusa, c'ho... Dottor, il conto? Era uno scherzo, ti puoi rilassare. Alfi, ho pagato tutto io, siete ospiti miei, ci mancherebbe altro. Riprenditi, vieni. Mamma mia. Ti dispiace, Stai mortificato. Volevi pagare tu. Salute! Un sorriso. E luce che risplende sulle mille periferie e sulle mille morti. E sulle infinite voragini dell'esistenza, magma di volti, sguardi, movimento, il canto e la danza sull'orlo del baratro, e su tutto la straordinaria alchimia del divenire, quell'oceano di luce in cui le cose perdono forma e i suoni, sempre più rarefatti,
e lontani echi impercettibili di memoria, coscienza, esistenza, dissolversi nell'infinitamente esteso il nulla. Alfonso, non fare il moralista, eh? No, mi ha scelto un poco, ti conosco da 20 anni e sei sempre tale e quale, sempre un prete. Scendi nei preti. Piano, rilassate un poco, Alfonso, siamo amici, no? E queste che robe? Ma che devo fare? Che deve fare? Se non ha voglia, perché lo dovete obbligare? Ha voglia. Stronzo. È vero che hai voglia, Alfonso? Alfo, è semplicissimo, ora ti faccio vedere come si fa. Dammi 100 euro. Eh? Dammi 100 euro. Vabbè, vabbè. Vabbè, la cannuccia. La cannuccia. Alfo, guarda bene, eh. È buono, eh? Oh. Vabbè, hai fatto l'esempio, basta, eh. Alfo, prova. Una volta soltanto a quella ragazzina della mangi. Ah, e chi sarebbe questa ragazzina? Diglielo tu, Alfi. Nessuno. Ma come nessuno, Alfo? Ma se poi mi sento male? Alfo, ma che male è male? Alfo, diventi un leone. E pro! Ya, lanciati, ah! Fidati, Alfo. Oh. 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 Eh? Mm? Ma che tiene una forboscia di quello? Non è che abbiamo esagerato. E lui ha esagerato.